guerra fa male e le persone restano senza pietà. Chi perde la vita ha perso l'amore e muore la sua libertà. Articolo 11, l'Italia ripudia la guerra. Questo è il titolo del concerto che Gennaro Varrone terrà all'Auditorium Cerulli di Pescara venerdì 17 giugno alle 21. Un titolo più che mai attuale, perché c'è questa guerra e lei in musica spiega qual è anche il suo pensiero. Sì, perché il concerto è un evento gioioso, ma è anche vero che io mi sento angosciato per il fatto che il mio paese stia inviando armi ad un paese in guerra, e quindi ho voluto unire a questo evento comunitario anche questo messaggio, la mia idea, e cioè che l'Italia ripudia la guerra. Un periodo difficile, un periodo complicato, anche e soprattutto con la musica si può inviare un messaggio di pace, anche questo l'auspicio. Per me la musica è essere nella comunità, è sentirsi insieme e capire che siamo nello stesso spazio di tempo e di luogo, e quindi che nessuno si salva da solo. Dovremmo cercare sempre di scoprire umanità negli altri, la stessa che vediamo in noi. Fare musica significa capire che abbiamo tutti le stesse emozioni, tutti facciamo lo stesso percorso e dobbiamo trovare un modo di restare insieme. Come, cosa vedremo venerdì sera in questo concerto? Come si svilupperà questa serata? Allora, certamente non ci saranno 20 canzoni sulla guerra. Il concerto si apre però con un brano che si intitola La guerra, e che mi è stato ispirato proprio da questo sentimento di tristezza, di angoscia che credo tutti viviamo per una guerra che purtroppo è in atto. Faccio musica da che mi ricordo, i miei genitori erano degli appassionati di musica classica, e quindi penso che questa sia la radice di questa mia, di questo mio bisogno. E dopodiché esprimersi come per un pittore, come per un poeta, è una necessità, e quindi è una cosa che viene e che deve essere fatta. Abbiamo sempre fatto concerti per beneficenza. In questo caso no, perché anche tenuto conto delle restrizioni che ci sono state in conseguenza della pandemia, è difficile che tolti i costi del concerto resti qualcosa da devolvere a uno scopo benefico, e quindi il concerto si finanzia col biglietto e con le mie risorse personali. E chi vince ha sempre ragione.